ci ha ricordato che è festa, è risorto il Signore. La domenica era Pasqua settimanale, ma soprattutto questa domenica, siamo nel tempo pasquale, sesta domenica di Pasqua, camminati verso la Pentecoste, maggiormente vogliamo avvertire la presenza di Gesù vivo e risorto, che si presenta in mezzo a noi con la sua parola di vita e poi il suo corpo e il suo sangue. Ed è bello annualmente celebrare qui all'aperto il crocifisso, la Santa Messa. Per me è il secondo anno, l'anno scorso c'era il sole, adesso c'è il sole, speriamo che il tempo si mantenga bello, anche perché il sole, siamo nel mese di maggio, il mese dedicato alla nostra mamma del cielo, tra l'altro oggi è la mamma, festa della mamma terrena, benediremo poi le rose, ma in questo mese di maggio, particolarmente il 13 maggio, il primo anniversario della Madonna di Fatima, i tre pastorelli in cova di Ria, quest'anno il Papa sarà a Fatima, è la Madonna del Sole. Sappiamo che per sei volte, al 13 di ogni mese, da maggio a ottobre, la Madonna apparve ai pastorelli. E il 13 ottobre più di 40.000 persone videro quel miracolo del Sole. Ecco, allora vogliamo celebrare con fede, con gioia, con solennità questa Santa Messa, nella quale vogliamo ricordare tutti i nostri cari defunti. Ecco, ricordiamo il caro Don Carlo Grossini, questa sera in Basilica, in sua memoria, e ci sarà il concerto, e anche tutti i defunti di questo rione del crocifisso. Ci introduciamo alla celebrazione ponendo come sempre il nostro atto penitenziale. Chiediamo allo Spirito Santo di purificare il nostro cuore da ogni ombra di peccato e di fragilità. Per questo diciamo con fede: richiami al nostro cuore tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato, e ci renda capaci di testimoniarlo con le parole e con le opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Agli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio. Siano le nazioni e si rallentino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Ti lodino i popoli, Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Parola del Signore. Gloria a Dio. Credo che anche solo una volta il Signore ci fa sperimentare il suo amore, attraverso la liturgia, attraverso l'incontro con una persona, anche un canto, un incontro particolare, no? È molto importante l'amore. Poi Paolo ricorda un altro frutto, la gioia. La gioia che molte volte è assente nella nostra vita, che non è spensieratezza, allegrezza, perché abbiamo vinto il lotto e siamo gelosi, no? Uno può avere delle pesantissime, non pesanti, ma pesantissime, che non è un peccato, no? Rimanere o permanere nella tristezza, anche perché il diavolo, non facciamo il suo gioco, vorrebbe vederci tristi, nervosi, capite? Irrequieti, spazziamo via le nuvole della tristezza e lasciamoci inondare dalla gioia dello Spirito Santo, no? Allora diciamo, Spirito Santo, dammi tanta pazienza, no? C'è anche un'opera di misericordia, sopportare pazientemente chi? Le persone moleste, qualche persona moletta, se no. Portiamo all'altare il pane e il vino, tra poco si trasformeranno nel tuo corpo e nel tuo sangue. Ti ringraziamo perché ogni volta che ci accostiamo alla tua mensa, tu ci accogli e ci sostieni, donandoci il nutrimento per l'anima, noi ti preghiamo. Le rose sono i fiori più belli. O Signore, accogli e benedici tutte le nostre mamme in questo giorno a loro dedicato. Conserva in loro quell'amore e quella dedizione che la tua mamma ci ha insegnato, noi ti preghiamo. Questi panini e questi grappoli d'uva sono pronti per essere benedetti e consegnati alle persone ammalate ed anziane di questo rione. Aiutale ad affrontare con coraggio le difficoltà della vita e dona loro il sostegno che solo tu con il tuo grande amore sai dare, noi ti preghiamo. A mille miglia, amici del Miglio, da quest'anno vogliamo unirci in gemellaggio con la missione di Mouda in Camerun. In questo paese africano i bambini vivono di questi semi, tanto cari per tradizione al nostro rione. O Signore, rendici sempre attenti alle necessità di chi vive in difficoltà e capaci di gesti di generosità per sollevare i bisogni dei più poveri, per questo noi ti preghiamo. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, creatore del mondo e fonte della vita. Tu non ci lasci soli nel cammino, ma sei vivo e operante in mezzo a noi. Con il tuo braccio potente guidasti il popolo errante nel deserto. Oggi accompagni la tua Chiesa pellegrina nel mondo con la luce e la forza del tuo Spirito, lo Spirito Santo. Per mezzo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, ci guidi nei sentieri del tempo alla gioia perfetta del tuo regno. Per questi immensi doni, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come vedete, tra le mie mani ho Gesù, il suo corpo e il suo sangue, ed è stato lo Spirito Santo a trasformare il pane nel corpo di Gesù e a trasformare il vino nel suo sangue. Il tempo della Chiesa è il tempo dello Spirito Santo. Lui non ha
aggiunge nulla al messaggio di Gesù, anzi ce lo spiega, ce lo fa comprendere, e vogliamo che comprendessimo meglio non solo la parola, ma il contenuto dell'amore e della pace, di quei 9 frutti che vi ho ricordato. Allora, dandoci tutti quanti la mano, nel Padre nostro vogliamo proprio chiedere allo Spirito questi doni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà sulla terra come nei cieli. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà. Saranno il ringraziamento più bello per un gesto di generosità fatto con il cuore.
la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Vediamo. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale, con la forza di questo sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Con questa benedizione solenne del tempo pasquale concludiamo la Santa Messa, dico grazie a tutti voi, grazie anche al Comitato Festeggiamenti del qui del Crocifisso. Auguro una buona giornata e una buona settimana. Il Signore sia con voi. Rispondete amen ad ogni mia evocazione. Dio, che nella resurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Adesso un applauso fortissimo a tutte le nostre mamme.